Allora è venuta voglia di rompere tutto. Le nostre famiglie, gli armati, le chiese e i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128. Trasformare in coraggio la rabbia che dentro di noi. E c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. E allora è venuto il momento di organizzarsi, di avere una linea, di unirsi intorno a un'idea. Alle scuole, ai quartieri, alle fabbriche, per confrontarsi, decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, ma era una tua immagine o soltanto una bella intenzione. E allora è venuto il periodo dei lunghi discorsi, di partire da zero e occuparsi un momento di noi, affrontare la crisi, parlare, parlare e sfogarsi, e guardarsi di dentro per sapere chi sei. E poi la certezza di una svolta, come se capire la crisi voglia dire che la crisi è risolta. E allora ti torna la voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai. La sola certezza che resta è la tua confusione, vantaggio di avere coscienza di quello che sei. Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. E allora ci siamo sentiti insicuri e stravolti, come reduci, laceri e stanchi, come tutti gli eroi. Vende perdute per strada e le fasce sui volti. 40 anni siamo qui a raccontare ai nipoti che noi. Buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia.